Sono stati spesi 22 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico ed altri eventi climatici, tutto sotto il nome di Laboratorio Cerisi, che prende vita nel giro di un solo anno al Polo di Scienza e Ingegneria come un centro d'eccellenza a Papardo, grazie alla collaborazione tra i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e gli ingegneri di Bosch Rexroth, che hanno curato la progettazione e la realizzazione dell'intero sistema. Ad aprire ufficialmente i battenti a Messina è stata la presenza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti. La prima tranche di 10 milioni di euro serve per un'apparecchiatura sofisticata che simula il moto imposto in sito da un evento sismico e valutarne gli effetti su infrastrutture in scala ridotta. Essenziale l'intesa di quattro aree della ricerca scientifica dell'Università Floritana: scienze tecniche delle costruzioni, geotecnica, ingegneria navalmeccanica e scienze della terra. Il progetto ha permesso sia il potenziamento dei laboratori esistenti, sia la realizzazione di una nuova sede operativa per l'esecuzione di prove speciali nell'ambito dell'ingegneria strutturale e geotecnica. Quello che vedete alle mie spalle è parte del laboratorio Cerisi, è la parte dell'ingegneria strutturale. Questo è un laboratorio che è stato realizzato con appalto integrato, quindi si intende per appalto integrato un contenitore e un contenuto, che non sono però due elementi disgiunti fra di loro, perché abbiamo l'apparecchiatura che è perfettamente integrata all'interno della struttura, proprio perché qui si riescono a dare spinte simili a quelle che è un sisma è capace di attivare. Quindi questa è una tavola vibrante che è capace di dare nelle tre direzioni carichi simili a quelli dinamici che si hanno durante un fenomeno sismico, e riesce a dare anche gli spostamenti e le rotazioni, quindi riusciamo perfettamente a simulare l'effetto di un sisma. Quindi andiamo a studiare quali sono gli accorgimenti, quali sono i dissipatori, gli smorzatori che dobbiamo utilizzare affinché questi effetti vengano dissipati e vengano attenuati. Si possono svelare queste potenziali commesse? Siamo direttamente legati all'Università di San Diego, che ci ha messo in contatto con delle realtà europee.